Schiariamoci la voce. Ah, Roma. Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, episodio 4 della nostra partita con Total War Attila, l'età di desiderio con i Longobardi. Dunque, ho visto i vostri commenti delle vostre degli ultimi due episodi. Allora, mi avete detto un sacco di roba, che il controllo è importantissimo, quindi bisogna tenerlo alto, che possiamo spendere l'influenza, eccetera eccetera eccetera. Continuate a darmi tutti i consigli che potete darmi su queste due, cioè queste due, tutto quello che riguarda l'albero genealogico eccetera, perché è una delle, cioè praticamente l'unica cosa che non conosco di questo gioco. Tutto il resto credo di potermela cavare. Comunque i vostri consigli sono sempre ben accetti. Dunque io direi che proviamo subito ad adottare questo tizio perché mi sta simpatico. Poi vediamo se tu sei in grado di potenziare un po' il controllo, e io voglio anche che tu ti sposi. Sì, vai, sposiamoci, spendiamo un bel po' di influenza, tanto è bella alta. Questo farà abbassare un pochino questo, ma credo che tutto sommato possiamo resistere. Vediamo un po' i consigli dell'ultimo episodio. Allora, Francesco mi ha detto che possiamo costruire un sacco di robe, e quindi lo facciamo. Iniziamo subito ad Aquileia. Oddio, forse era meglio Verona, però vabbè, ormai abbiamo fatto Aquileia. Allora, dunque, per migliorare l'ordine pubblico, mi avete spiegato che ci sono tre tipi di edifici, cioè due. Uno è quello religioso, che è il monastero, che niente, diventa quello che deve diventare. Mentre ci sono quelli civili, ce ne sono un po', ho controllato. C'è lo spettacolo di cavalli, che è il migliore, ci dà più 6. Poi, però questo qua appunto tra l'altro migliora anche l'esperienza della cavalleria, quindi andrei a farlo in Lombardia, dove abbiamo il centro del reclutamento. La taverna, che dà anche questa però solo più 2, ma dà appunto il reclutamento degli agenti. E poi c'era il sala del consiglio, mi pare, anche questo sì, giusto, dà solo 2, ma non è quello che stiamo cercando. Quello che noi vogliamo è un monastero, lo possiamo fare anche qua nell'esarcato. E stavolta lo farei proprio a Ravenna, perché vabbè, a Ravenna tra l'altro c'è pure una meraviglia naturale qua a Ravenna, ho scoperto, che non so come si faccia a vedere, ma so che c'è, che consiste nel fatto che Ravenna è una meraviglia naturale di per sé. Ecco qua, eccola qui, meraviglia Ravenna, mura alte e poi più ricchezze derivanti dagli istituti di cultura. Perché? Perché noi siamo la città dei mosaici. Siete mai stati a Ravenna, ragazzi? Una figata. Poi cosa possiamo fare? Potenziamo questi due. E ci sono un po' di cosette da fare. Allora possiamo potenziare il generale, che è lui. Tra l'altro qua uno, perché è più uno? Cioè è il turno in cui ci metto per mettere ste robe. Poi abbiamo la nostra moglie, che abbassa l'ordine pubblico. Marito quando governa. Quando governa, ma noi non stiamo governando. Poi zelo, marito quando sta comandando. Ecco, questo qua abbassa un po' l'integrità. Vabbè, pazienza, comunque cerchiamo di rendere il nostro comandante un vero comandante, quindi diamogli un punto qui e aumentiamo, allora, lo zelo, integrità, ordine pubblico, provincia governata, non mi interessa molto. Questo qua invece sì, movimento sul campo di battaglia sono fondamentali, quindi facciamo così. Possiamo potenziare anche proprio lo spirito della resistenza, non so se è un nome che voglio tenere questo. Possiamo chiamarli i Longobardi, i Lungabarba, che sono i nani, i Lungabarba, perfetto. Noi siamo i Lungabarba. E i punti dove li mettiamo? Allora, questi qua sono tutti per quanto riguarda, beh, morale quando si assedia non è male, però andrei da questa parte e potenziamo la fanteria. Andiamo in quella direzione di lì, poi... Abbiamo provato a fare magheggi vari, non so se possiamo costruire qualcosa, dunque tu hai bisogno di un bel vestito, perché sei nudo, quindi stiamo... Ah, è noioso, è anche inaffidabile, cacchio. Allora, inaffidabile, possibilità di avere figli legittimi più 5%, ah, illegittimi, ok. Corruzione più 5 quando governa. Ok, quindi non lo metteremo da quella parte. Peccato che sia noioso, però magari può cambiare questa cosa in futuro. Comunque diamogli questo, che gli dà più 3% all'unità di cavalleria e unità corpo a corpo e costo di reclutamento per unità di fanteria corpo a corpo. Perfetto. Non so cosa voglia dire uno. Cioè vuol dire che è attivo dal prossimo turno? Vabbè, per non saperne leggere né scrivere
facciamo che potenziamo questi, perfetto. Poi, come mi ha detto Francesco, ma questa volta Wolf in Lombardia possiamo fare questa cosa? Vabbè, ora l'abbiamo fatto. Posso farlo per tutto questo esercito, ma credo che la cosa migliore sia correre velocemente verso giù da quella parte. Ora questo qui non lo possiamo muovere, stia comunque un turno qui dentro, almeno l'ordine pubblico non esplode. Poi cosa mi avete detto? Niente, che a Siena c'è il vino lunga barba, quindi che sarà il nostro vino che dovremo esportare in tutta l'Europa. Regius mi ha detto che l'ordine pubblico fa un po' cagare, vabbè lo sapevamo già tutti, quindi finita la guerra con Spoleto, migliorarlo. Ragazzi, mi avete detto di non attaccare il Papa, certo, non mi sembra di aver mai detto di volerlo fare, se non dopo che saremo già in guerra con Carlo. Quando saremo in guerra con Carlo attaccherò al Papa, ma prima no, anche perché credo che ci possa scomunicare questo sentore. Poi Giuseppe mi ha detto una cosa che è un mezzo spoiler, che in realtà cioè non è uno spoiler del tutto, ma circa, insomma, che quando si gioca con i Longobardi i vassalli si ribellano, quindi probabilmente lo farà anche Spoleto, confermatemi questa cosa. E invece se non si gioca con i Longobardi, quindi si gioca con Carlo, con qualsiasi altro, con non lo so, gli inglesi, con i danesi, con i musulmani in Spagna eccetera, o con le altre fazioni, in realtà non accade questa cosa, quindi generalmente ci sono i Longobardi con i suoi vassalli fedeli, però è normale che si ribellino in questo caso. Bene, direi che abbiamo fatto tutto, almeno credo, quindi cambio turno. Ok, non abbiamo fatto tutto. Allora, Albione, che è quello che governa qui così, lo facciamo diventare un governatore migliore, quindi gli diamo pressione fiscale. E poi vediamo qua. Allora, corruzione meno 10, il valore attuale della provincia governata, ok. Costo di mantenimento meno 5 di cavalleria, esercito comandato. Vai, diventa un tizio bizantino. Poi c'è questo qua che sta governando il Friuli. Vado a memoria. Dovrebbe esserci scritto cosa sta facendo da qualche parte, però. Personaggio, no. Boh, vabbè, visto che credo tu sia un governatore, fai così. E tu invece sei il mio erede. Ti diamo. Ma questo ora come ora non serve. Vediamo se possiamo darlo a desiderio. Comanda, tu cosa c'hai? Che c'hai tu? Allora, questo che dà morale, vedere che è più forte. Poi, munizioni e armi da tiro, va bene. Ordine pubblico per via della presenza militare. Direi che va benissimo quello che ha. Quindi potenziamo tizio principe qui. No. Aspettate, voglio farlo giusto perché almeno impariamo a usare i tasti. No, è questo. Perfetto. E astuzia. Non so se dargli l'astuzia. Tra l'altro ha già un punto, mi sa, in astuzia. Infatti. Ha già un punto in astuzia, diamogli un po' di autorità. Tra l'altro non so se è come in Rome 2, che diciamo aveva fino... Cioè questa cosa andava di 3 in 3. I primi 3 valeva un... c'era un certo valore, poi a 6 ancora e poi no, però qua sono 10, quindi magari non c'entra un tubo. Niente, contavo io farò un altro esercito, quindi inizio con parte da questo punto di vista. Va bene, ora possiamo fare davvero cambio turno. Allora, nel prossimo io andrei verso Ancona più che contro Spoleto, perché Ancona c'è l'esercito, sta reclutando, quindi dobbiamo fermarli subito. Anzi, tra l'altro Ancona è la capitale del Ducato di Spoleto, quindi ha anche senso che le cose stiano accadendo lì. Va bene, allora, questo tizio, che è il Papa, tra l'altro, muove i suoi agenti. A proposito di agenti, non ho mosso il mio, cavolo. Vediamo cosa è successo. Nemici a piani alti. Allora, controllo meno 4? No. Controllo 6? Sì, perché non posso, questo personaggio non è abbastanza influente per fare sta cosa. Controllo 6, influenze e desiderio meno 25. Peccato, ma dobbiamo per forza far così, mi avete detto che questo non deve scendere. Quindi va bene, un gruppo di oppositori ha verificato gli sforzi da te fatti per raccogliere il consenso di che desideri con desiderio. Già qua c'è un casino. Possiamo continuare, ma devi decidere come. Facciamo questo. Tanto lui ha tanta influenza. Questa è quella accumulata, credo. Vabbè, abuso di potere. Equilibrio di forza. Potere attuale 54. Questo è cambiato, quindi è sceso un pochettino, mi sa.
Poi il personaggio è stato adottato e vai, proprio quello che volevo vedere. Il controllo è 42. Va bene. Si è sposata con personaggio sposa, va bene. Vediamo com'è sta sposa. Ciao. Allora, moglie. Moglie che ci dà astuzia e influenza del personaggio per turno. Che figata, proprio quella giusta. Va bene, poi tu sei diventato un tizio mio. Posso farti diventare erede, ma non credo che sia il momento. Sono tutti... No, questi due non sono molto contenti. Il governatore del Friuli e questo qua non sono molto... molto legati a noi. Allora, da quello che ho capito è andata male qua. Questo qui ora vuol dire che generi meno... No, non credo che ne generi di meno. Vabbè, comunque, vediamo un attimo. Questo qua aumenta ancora il controllo, giusto? Non ci interessa. Sottrai fondi, no. Divorzia, no. Assicura realtà di desiderio. Ah no, è un'azione che lui fa contro un altro. Vediamo di utilizzare qualcuno. No, beh, facciamo questo turno, non facciamo niente. Poi, allora, abbiamo ancora un po' di soldi. Vediamo se posso costruire qualcosa. Non credo. Sì, posso potenziare questo. Allora, qua come siamo messi a cibo? Meno 23. E questo qua ci dà più cibo. Quindi, banalmente, io recluto. Poi, qua sta aumentando questa integrità. No, devo cliccare qui perché c'è la freccina verde. Mi avete spiegato che vuol dire quello. Allora, con la marcia forzata arriviamo alle porte di loro. Mentre senza... Vabbè, non cambia un tubo. Allora ci mettiamo qua e così recuperiamo un po' più forze. E direi che magari il prossimo turno, prima di attaccare, ci pigliamo qualche mercenario. Credo che sia la cosa migliore da fare. Allora è autunno, il prossimo turno è inverno, quindi sverneremo ad Ancona e poi per andare da questa parte passiamo di qua tranquillamente in primavera, in mezzo agli Appennini. Va bene, direi che ci siamo, no? Allora, questo qua è lo 0%. Il cibo è abbondante, nonostante... Cioè, oddio, abbondante. Tra l'altro, voglio vedere un attimo... Inverno. Da qualche parte in Roma c'era scritto... Inverno, guarda che arriva il cibo meno X. Qua invece non tanto. Allora, ordine pubblico meno 7, perché c'è una carestia. Quindi, dobbiamo mettere a posto il cibo per migliorare l'ordine pubblico. Qua è più 2. Ancora meno 12. Allora, qua in 3 turni ci sarà una rivolta. Però quello che qua cambia. Devastazione. Devastazione. Ma ho messo a posto tutto. Fatemi controllare un po'. Allora, instabilità. Cavolo, meno 14 a turno. Che palle. Presenza militare 10. Edifici. E il fatto che ci hanno distrutto Bologna ha provocato questo. Meno 14. Va bene. Quindi se è vero che Spoleto attacca sempre, ragazzi, mettetevi da qualche parte a difendere Bologna, Pisa, Siena. Ma difenderle tutte è difficile. Ravenna perlomeno c'ha le mura. Ora, rinunciare agli introiti anche lì sarebbe abbastanza drammatico. Allora, fatemi controllare. Qua è fra 7 turni. Qui fra 3. Banditismo. Come si toglie il banditismo? Banditismo. I vagabondi criminali disturbano il naturale andamento della società e la pace, provocano infelicità. Ok, perché ci sono i banditi? Quella è la previsione, capisco, quella è la difficoltà, lo capisco, tasse, capisco che è così, ma non ho capito il banditismo, da cosa deriva? Ditemelo nei commenti se lo sapete, ragazzi. Perché tra l'altro qua il cibo c'è, poi sviluppo rurale, crescita, vediamo se c'è qualcosa che migliora l'ordine pubblico, no, pressione fiscale meno 8, boh, vabbè, vediamo un attimo come va, se fra 2 turni dovremo togliere le tasse perché non possiamo andare avanti ancora in quel modo. Adesso qua qualche mercenario lo recupero per forza perché voglio essere sicuro. A treaty between us would please God. I have no wish to Sì, attend va for good bene, law. mi danno dei soldi. Ora come ora, tanto non ho la forza di attaccare nessuno, quindi facciamo pure patti con tutti, poi li rompiamo tranquillamente, con calma. Allora, è inverno, giusto? Giusto. Poi, Ready for orders.
Qua vediamo com'è la faccenda. Ok, è passato a meno 6. C'è ancora il banditismo. Probabilmente va via. È una cosa che c'è dopo l'attacco, non lo so. O d'inverno scende perché i banditi hanno freddo. Potrebbe essere di tutto. Comunque, 3 turni e qua invece meno 3. Vedo che la cosa sta comunque migliorando, eh. Non male. Allora, qua posso reclutare questi. Perché posso? Ho strutture che mi permettono il reclutamento? No. Non credo. Ma comunque sono finite le chiese, bene. Allora, possiamo potenziare la chiesa? Ci costa 2000. Quanto costano loro? Perché è impossibile reclutare? Perché non ce ne sono? Allora, facciamo una cosa. Mi sposto qui. Qua posso? No, neanche qua. Allora dovremmo attaccare con quello che c'è disponibile ora. Qua l'integrità scende perché suolo straniero. Non siete contenti che state razziando il suolo straniero? Comunque, c'è un esercito e una flotta. In più c'è la guarnigione. Va bene. Allora io potenzierei l'ordine pubblico dove serve. Qua è positivo, più 3. Lasciamolo maturare ancora un po'. Portiamo questo più 6, ordine pubblico più in 2, in tutte le province adiacenti. Beh, questo direi che è fondamentale allora. Facciamo così e vediamo come posso spendere quegli altri 800 dollaroni. Allora, strutture non mi è permesso. Qua i mercenari ci sono. Non so perché in quelle zone lì forse li hanno già reclutati loro, probabilmente. Deve essere così. Allora, abbiamo delle unità molto più forti ora da poter reclutare. I lancieri longobardi che mi sembrano essere abbastanza potenti. Bonus carica 105, credo che sia abbastanza importante. Abbiamo anche questi. No, questi c'erano già. Abbiamo questi qua che sono armati. Mi avete detto che questi qua sono i secondi spadaccini più forti del gioco. Dopo quelli dei danesi, i berserk in sostanza. Allora, livello scarso. E non è che abbiamo molti soldi. Ora, l'ordine pubblico tutto sommato non è così male, ragazzi, eh. Cioè, qua è meno 16. Qua è meno 16. Meno 16. Ah, perché ho tolto lui. Allora, qua in 2 turni ci sarà una rivolta. Non so se togliere le tasse. No, vabbè, questo turno non c'è ancora. Il prossimo togliamo di sicuro perché tanto va a. Il prossimo turno è previsto che sia a. Cavolo, però è davvero tantissimo. 98. Eh no, non possiamo permettercelo. Cioè, perché poi lui dovrò riportarlo qui. Niente, questo qua non recluta più nessuno e va in marcia forzata qua dentro. Vediamo se cambia, come cambia l'ordine pubblico. Meno 7. No, non mi frega proprio niente. Però almeno mettiti da questa parte. E boh, mi dispiace ma dovrò fare così. Vediamo i nostri introiti. Sì, sono scesi di un sacco. Tra l'altro facendo così è un problema con il cibo. Perché ora l'unica regione che paga le tasse è la Lombardia. Vabbè, dai. Bando alle ciance, direi che è il caso di attaccare. Allora, posso attaccare lui? Che è fuori? Vediamo. Ok, è scappato. Allora io ora attacco ancora. Beh, ragazzi, sta battaglia la dobbiamo fare, eh? Non credo, dai. Facciamo. Io giocherei difensivo. In maniera tale che abbiamo meno danni possibili. A posto. Qua ci sono i cinghiali! Abbiamo preso un bel po' di danni però, ma abbiamo eliminato completamente tutto. Allora, Ancona la occupiamo e non la saccheggiamo. Sì, occupa, tanto i soldi sono pochissimi. Perfetto. E ora non so se attaccare lui. Non possiamo. Va bene, quindi qua l'ordine pubblico. Meno 82 e meno 12.
Sì, perché è quella regione qua. Quindi siamo messi abbastanza male. Per fortuna c'è Desiderio stesso. Tanto vediamo se posso potenziare qualcosa. Possiamo potenziare lui. Capacità di movimento durante la campagna. Ragazzi, io faccio subito questo che è fondamentale. Cioè, secondo me è una delle cose più forti del gioco. E niente, stiamo qua dentro. Ora vorrei attaccare da quella parte, ma non possiamo fare proprio più nient'altro. Abbiamo 800, quindi niente. No, iniziamo subito a sistemare questi. Costi di riparazione, nulla. Abbiamo due chiese. Quindi magari una delle due le facciamo fuori, però vediamo. Non dovrebbero esserci rivolte in questo turno. Nemico ucciso in battaglia, va bene. Quindi il Ducato di Spoleto è ridotto a una città e un esercitino. Vediamo cosa fa quello di Benevento. Lo Stato Pontificio va da quella parte. Il timer è partito? Maledetto timer. Sì, è partito. Grande. Ok, ora va a Spoleto. Attenzione che Siena è in pericolo. Però. Più 16. Ok. Cazzo, siamo messi proprio male. Posso potenziare ancora questa, ma preferisco averne solo una. Tra l'altro, Ravenna confina con un sacco di regioni, perché Bologna. Verona forse? Si vede da qua? Non molto. Ma no, Verona no, però confina con Venezia, Bologna, Siena, Pisa e ancora. Quindi non è per niente una brutta mossa fare una chiesa importante a Ravenna, perché confina con un sacco di regioni. Quindi credo che sia la cosa giusta da fare. Ah, questo tizio, cavolo, volevo muoverlo, non l'ho fatto. Allora, possiamo andare a esplorare da questa parte. O possiamo andare a nord. Però il punto è che a nord non possiamo ancora commerciare, sintendo che non conquistiamo Venezia, che mi avete appunto detto essere alleata con gli altri. Quindi vediamo di andare a vedere cosa accade in Spagna. Va bene, se no potrei metterlo dentro un esercito. Non so se si può. Sì, credo di sì. Dovrebbe potersi. Facciamo che i movimenti delle unità sono un po' più rapidi. Dunque. Io desiderio lo lascio qua, perché per forza. Potrebbe attaccarmi e distruggermi Siena, questo. Questo lo possiamo portare a Pisa. O possiamo metterlo qua dentro. Vediamo come va. Allora, Lombardia è meno 6. Qua è 4. Qua lascerei andare ancora un po'. Anzi, facciamo questo. Non lo so, forse questa cappella è meglio farla in un'altra regione, perché c'è il bonus ordine pubblico più 2 a disposizione di tutte le province adiacenti, non è affatto poco, e quindi bisogna metterlo in regioni che confinano con altre. Beh, in realtà Verona confina con abbastanza, rimarrebbe fuori Aquileia, ma credo vada bene. Cioè, perché parlando di regioni, sono quelle piccole, no? Ah no, provincia adiacenti. Province, non regioni. Quindi ho sbagliato a fare sto ragionamento. Anche se in realtà, confinando con un sacco di regioni, ancora va bene perché confiniamo con la regione Roma, la regione di Benevento, la regione Lombardia, la regione Friuli, quindi va più che bene. E la regione Friuli confina ancora con queste, così si aiutano a vicenda. E anche con Pavia, quindi va benissimo così. Quindi l'ordine pubblico qua sembra essere un attimino risolta la questione. Qua ancora no, ma possiamo tirare ancora un attimo la corda e poi quando ci sarà cibo, in teoria finisce la carestia. Quanto siamo di cibo qua? Meno 23. Questo ora ne produce. Ne produce? Fermo lì. Questo qua ne produce 40, quindi andiamo a meno 3. E non è ancora abbastanza. Non è ancora abbastanza. C'è il martelletto, cos'è che posso fare? Vuol dire che sto facendo questo? No. Non lo so. Tra l'altro possiamo costruire qualcosa anche qui. Allora, vediamo se possiamo fare, magari a Pisa, un circolo dei cavalli, visto che c'è i cavalli qui vicino. Cioè, la cosa è assolutamente ininfluente. Però potremmo fare questa cosa qua. Ah, poi è finita la tecnologia. Allora, siamo arrivati di qui. Vediamo se c'è qualcosa che migliora l'ordine pubblico.
Sale al mercato, commerciante di sale, archivi e richieste derivate da istituti culturali. Non sono cose così interessanti. Palazzo Imperium permette costruzione di palazzo. Colata di bronzo. Ok. Grado di fatica meno 20. Entrate derivate dalle incursioni. Accampamento di guarnigione e guerrieri conclava sostituisce reclute lombarde. Imperium più 20. Capacità di reclutamento più 1. Beh, questa non è male, ci porta anche a caserma reale. Però potremmo fare questo, capacità di movimento durante la campagna. Secondo me, ragazzi, questo è fondamentale. Cioè, facciamo questi due. È fondamentale perché, tra l'altro, siamo in un territorio lungo e stretto, come ovviamente la nostra Italia, e andare su e giù potrebbe essere un problema. Va bene, allora, come ho detto, io lui lo lascerei qui. Oddio, potremmo andare qua, però se muoviamo lui fuori da qui, abbiamo... non so. Forse lo posso muovere fuori da Ancona, in maniera tale che fino qua, al prossimo turno, possiamo attaccare direttamente Spoleto. Prenderei questa decisione e poi ci lasciamo qua. Vediamo cosa succede se esci da Ancona, innanzitutto. Allora, va a 9. Più 9. Credo che possa andare bene. Allora, mettiti qui. E il prossimo turno dovresti essere in grado di attaccare Spoleto. Se lui attacca Siena, ragazzi, vediamo cosa succede. Probabilmente sta sulla difensiva, probabilmente, però non lo sappiamo. Quindi, ragazzi, l'episodio di oggi finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Conquista di Ancona e ci stiamo preparando per unificare almeno il nord Italia, insomma, fino qua. Poi ci sarà tutto il capitolo Spoleto. Vediamo un attimo cosa ha intenzione di fare. Ora come ora, ribelle e avido. Quindi dovrebbe attaccarmi in sostanza. Stato fantoccio nostro. E boh, se non mi attacca lui lo posso attaccare io. Però credo, cioè spero mi attacchi lui perché sennò diventiamo infami, giusto? Quindi aspetto i vostri commenti su questo punto specifico. E soprattutto, lo ripeto, io so giocare, non voglio fare quello che il modesto, il falso modesto, so giocare bene i Total War. Non conosco questa parte, questa schermata. Dovete aiutarmi principalmente qua. Cosa dare qui? Chi mettere dove e come mettere anche i governatori. Tutto il resto non me la cavicchio, ok? Quindi iniziamo a mettere a posto questa parte. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.